Montinari, Montanari. Montanari c'è? Dov'è? È lì, ok. Bossi, ci sei anche te? Bossi Matteo, dov'è? C'è? Dai, iniziamo allora. Timo! Bene, allora intanto grazie ancora a tutti quelli che hanno partecipato oggi sia come piloti che come spettatori qui alla Tre Ore alla Laveno Mombello. Un grazie rinnovato al presidente Marco Picconi, a tutti i soci della SCALT per aver contribuito e dato il loro supporto a questa manifestazione, che spero che sia ben riuscita e sia piaciuta a tutti quanti. Il tempo è stato anche clemente fino alla fine, ha tenuto, adesso può fare quello che vuole. Questa è una delle tre manifestazioni in programma qui alla Scaggio, queste tre ore, poi avremo modo di farne un'altra verso la fine di agosto, magari ribadendo la seconda parte della Tre Ore notturna, e poi facciamo, speriamo, anche una motocavalcata per far conoscere le nostre belle zone agli enduristi, magari passando nelle zone di vari comuni. Io passo direttamente alle premiazioni, iniziamo dai marathon, chiamo qui sul podio Montinari Francesco, Gatti Roberto e Bossi Matteo. Bene, al terzo classificato. Al terzo classificato, alla Tre Ore Marathon, Bossi Matteo con 48 giri. Bravo! Consegna la coppa. Vai sul podio. Secondo classificato, Gatti Roberto con 50 giri. Bravo! Ti farino, basta, 12 basta. E primo classificato, Montanari Francesco, adesso con 50 giri. Foto di rito? No, aspetta. Dopo l'altra. Avevano finito lo champagne. Sono autodidatti, ragazzi. Complimenti, bravissimi. Complimenti anche agli altri marathon. Lobo, Giorloni, Ricotti, Cannatà, Colombo, Daccari. Miceli, Celeste. Adesso chiamiamo sulle squadre. Job di Luca, Contini, Aroni, Zocca, Catalano. Ma la cosa da fare adesso? Non è che non è neanche la canzone, questi che fanno adesso. Ma sei fuori, non è che vanno in due, quelli... Bene, a squadre, classificati terzi. Zocca, Catalano e Catalano con 49 giri. Classificati secondi, Contini, Aroni con 49 giri. E classificati primi, Job e Di Luca con 53 giri. Un bel applauso, bravissimi a tutti quanti.
anche da tre squadre chiaramente. Andrea, girati. Ok. Recitano tutti quanti, terrei qui soltanto Di Luca e Job, perché loro hanno anche collezionato il giro più veloce, poi si giochino loro qual è che è il due dei più veloci. Ok, lei. Bravissimi anche per il giro veloce. Facciamo un piccolo omaggio floreale, in modo figurato utilizziamo la nostra Adriana, che lo porterà la sorella di Ucci, per cui questo motoclub è rinato. Vieni Adriana. Adriana! Bravo! Grazie. Adriana! Va, giù! Ho lasciato per ultimi, per un premio un po' speciale, tre guerrieri, tre piccoli enduristi che ci hanno dato veramente, sono dati veramente da fare. Questo è qua. Hanno fatto il percorso dei grandi, si sono dati da fare veramente fino all'ultimo, non hanno mollato. Quindi per favore qui sopra, Selmi Peri, Sala. Bravi! Bravi! Veramente bravi, speriamo che abbiano un futuro. Veramente sono messi sul posto più alto perché l'indole dei piloti è questa qua, aggiorniti fino al fondo. Veramente un grazie a tutti quanti di nuovo, ringraziamo veramente quelli che si sono messi a disposizione, che hanno ribaltato e ricostruito questa pista. Ultimamente abbiamo adottato un ruspista, Giuliano, che ci ha dato veramente una grandissima mano. Ci ha spianato, riquattro, ripristinato la pista veramente in un modo incredibile, quello che ha consentito a tutti quanti oggi voi di correre. E alla prossima, sì, che altro dire? Certo, io ho ringraziato prima Picconi, presidente, Danilo, vicepresidente, Ivan, il nostro responsabile pista, nonché sbandieratore, sparatore, qualsiasi altra cosa, tutti i soci, Scaggio, tutti quelli del consiglio, gli speaker, no? E alla prossimo evento e riprogrammeremo il prima possibile dal sito internet. Chiama tutti e fate una foto tutti assieme. Grazie a tutti quanti.